benvenuti a questo secondo incontro della nuova serie del Bicchiere della Stampa. Questa sera io sono in compagnia di Fulvio Fiori, l'autore di un libro uscito recentemente, è questo, Le parole della cura dal linguaggio medico al linguaggio terapeutico. Allora, grazie Fulvio innanzitutto di essere qui con noi. Grazie a te, grazie a voi. Vorrei innanzitutto che tu ti presentassi, perché tu nella vita hai fatto tante cose, sei arrivato poi a occuparti di questi argomenti, raccontaci un po', che cosa è successo. Allora, io amo dire che di professione faccio l'uomo felice e per hobby l'uomo fortunato, indipendentemente da quello che succede. E quindi, come già si può capire, vuol dire che mi piacciono molto le parole. Perché se dicessi che di lavoro faccio l'uomo sfigato e però abbi l'uomo triste, già il mio corpo comincerebbe ad accasciarsi. Allora, facciamo qualche passo indietro. Io, ritenendomi fortunato e felice, ho avuto, diciamo, due vite parallele. Una dedicata alla creatività, alla scrittura, al teatro e in tutte le applicazioni possibili, anche alla pubblicità, quindi la scrittura a scopo commerciale. Questo è stato anche molto utile per quello che seguirà. E la seconda strada è dedicata al mondo del benessere. Ho cominciato con le arti marziali e poi sono passato al Tai Chi, al Qigong, alla meditazione, eccetera. A un certo punto queste due strade si sono incontrate ed è nato la voglia, il desiderio, il bisogno di mettere a disposizione tutto questo bagaglio a tutti. Per chiunque, in un modo che è apparso da solo in realtà. E ho avuto la fortuna di ideare questo metodo che si chiama bioscrittura, un metodo di scrittura terapeutica, di cui ho tenuto, sono ormai 15 anni che tengo corsi, sessioni individuali. In linea di massima all'inizio erano per tutti, come percorsi di crescita personale. E poi, piano piano, strada facendo, si sono aggiunti prima gli operatori olistici che avevano interesse ad approfondire il linguaggio proprio. E da ultimi devo dire gli operatori più professionali nel mondo della sanità, quindi medici, psicoterapeuti, psicologi. Ed ecco quindi che l'ultima, diciamo nell'arco di questi, a un certo punto nel 2014, la casa editrice Thea mi ha chiesto di scrivere dei libri su questo argomento. Ne ho scritti, eccetera. Mi sono perso un pezzettino perché dovevo arrivare alla cosa dei medici. Di fatto, l'interesse è diventato sempre più verso quest'area che sentivo più. Sto cercando le parole di sintesi. Faccio un altro passo indietro. Un anno fa è morto uno dei miei più cari amici con una malattia incurabile. E lì siamo stati molto fortunati perché noi amici ci siamo stretti intorno a lui e siamo riusciti a trovargli, nonostante il periodo del Covid, dei medici che sono stati straordinari nel seguirlo. Nel seguirlo su una malattia incurabile senza proprio possibilità di farlo star bene. Ecco, questi medici sono stati in gambissima nell'accompagnarlo umanamente. Mentre prima di questa esperienza io sono stato sia personalmente che anche esposto all'esperienza di altre persone in cui i medici ti curano tecnicamente, ma non sanno come accompagnarti da un punto di vista psicologico, umano e verbale. Per cui un po' questa esperienza dell'anno scorso e un po' questa spinta di persone che dicono: caspita, porca miseria, ti dico solo una cosa molto significante. Un'altra persona che conosco ha perso un amico caro, non c'era cura e gli hanno parlato di una cura sperimentale che poteva fare, ma come gliene hanno parlato? Tacendo. Hanno preso un foglio, gliel'hanno messo sul letto, gli hanno detto: lo legga e se vuole lo firmi. Ecco, credo che questa sia stata la goccia che ha fatto un po' traboccare il vaso per scrivere questo libro. E cioè, cari signori medici, io vi stimo, pur curandomi personalmente
con metodi anche alternativi, se c'è bisogno prendo gli antibiotici, credo nella scienza. E quindi dico solo che vi manca solo la parola, ecco, per essere straordinari. Io ho cercato di dare il mio contributo in questo senso, di mettere a disposizione la mia esperienza con le parole per cercare di creare una comunicazione verbale positiva con il paziente. Ecco, tu citi una famosa frase di Ippocrate, no? Solo il tocco, il rimedio e la parola possono guarire. Quindi la consapevolezza dell'azione che la parola può esercitare sul malato, è molto antica. Non Assolutamente. la stiamo scoprendo noi, semmai la stiamo riscoprendo, no? Esatto. Ecco, ma in che senso la parola cura? Allora, abbiamo un'esperienza diretta tutti. Quando tu stai male emotivamente, cosa fai? Parli con un amico, parli con la tua compagna, con qualcuno che sai che è disposto ad ascoltarti e qualche volta trova anche delle parole da restituirti che ti fanno cambiare stato d'animo. Allora, già in questa operazione ci sono due operazioni. La prima è vuotare il sacco. Quindi prima tutti i miei travagli sono interiori, abitano qua dentro, rimbalzano tra i polmoni, rimbalzano nel cervello, perché poi le nostre turbe diventano corpo, diventano disagi, disturbi, eccetera. E la seconda operazione, dopo aver vuotato il sacco, ecco, c'è qualche seme, qualche parola che entra e cambia lo scenario. È come se ci fosse un cerchio, un circolo narrativo, emozione, narrazione, cambio di narrazione, cambio di emozione. Faccio un esempio semplice. Io mi sto separando da mia moglie. Siamo arrabbiatissimi e io racconterò a Ezio, mio amico, tutto questo travaglio, tensione, rancore, tutta questa, la mia narrazione sta esprimendo la mia emozione. Ecco, se Ezio mi rimanda una narrazione più quieta, in cui trova delle cose, ma no, ma guarda che tua moglie può aver fatto questa cosa, non con l'obiettivo che dici tu, ma magari c'è un'altra possibilità. Mi offre un cambio di punto di vista, un cambio di parole e io a quel punto anche la mia emozione può scendere. È una tecnica che usano anche nella terapia immaginativa. Si tratta proprio di far scendere la soglia di parole verso il basso come intensità. Mi spiego, un paziente ti dice ho avuto un'esperienza terrificante. La parola terrificante è molto alta come soglia di emozione. Se tu gli dici sì, lei ha avuto un'esperienza veramente drammatica, già è un gradino più sotto. Un'esperienza molto brutta, un'esperienza brutta, un'esperienza da dimenticare, vedi che sto scendendo di intensità. E mano a mano che il terapeuta offre queste parole al paziente, queste parole lavorano. È come se potessimo abbassare il volume con queste parole. Ho già citato il primo degli esempi scientifici sulla parola. Ormai ne abbiamo tantissimi, ma prima di parlare di esperimenti scientifici, visto che tu sei un editore e quindi ami le parole, ti occupi di parole, nel mondo della narrazione la parola è stata l'assoluta protagonista, a partire dal valore terapeutico della parola, a partire dalla Bibbia. In principio era il verbo. E il verbo era Dio, era presso Dio e il verbo era Dio. Questa è una dichiarazione che per chi è credente viene direttamente dal maggior esperto ed esponente della verità. Per chi non è credente è l'opinione degli uomini che hanno fatto esperienza. E quindi questo verbo in principio è da lui che nasce tutto. Era presso Dio, quindi aveva la capacità di creare. Era Dio, quindi era proprio il creatore. Un'altra cosa, sempre nella Bibbia, mi pare nel Deuteronomio, si dice che non si vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore. E quindi anche questa cosa è straordinariamente significativa.
a livello di quanto nella nostra storia abbiamo capito della potenza della parola. Ricordiamo anche le formule magiche, no? Abra, cadabra, proprio gli incantesimi si fanno con i gesti, con il rituale teatrale e con le parole, con i suoni diventati significato. E nella Torah ebraica Dio crea il mondo dando un nome a ogni cosa. Se le cose non hanno un nome, non esistono. Noi, quando vogliamo dichiarare al mondo che è nata una nuova creatura, gli diamo un nome. Gli diamo un nome. Ecco, è nato mio figlio, si chiama Pam. Quando io faccio un percorso spirituale, a un certo punto cambio il nome. L'artista che vuole alzare il proprio livello di comunicazione cambia il nome, entra in un'energia più alta. Robert Allen Zimmerman è diventato Bob Dylan, eccetera, eccetera. Fabio Concato si chiamava Fabio Piccaluga. Ecco, forse con Fabio Piccaluga non avrebbe avuto questo respiro così. Quindi, questo già per parlare dell'impatto letterario della parola, del valore letterario. Il valore scientifico ormai abbiamo da decenni che soprattutto l'America si dedica alle ricerche sulla parola, all'Università di Stanford. Abbiamo ricerche che ci dicono che i ragazzi, gli studenti che vengono invitati a scrivere le proprie difficoltà, hanno meno rinuncia agli studi, all'85% diminuisce la rinuncia agli studi, perché semplicemente appunto vuotando il sacco, affidandolo a un foglio bianco, io prendo coscienza, me ne distacco. Poi c'è stata un'altra ricerca interessantissima, sempre in un'altra università, la Texas University, mi pare, che sempre facendo scrivere agli studenti le loro difficoltà, si sono ammalati di meno. Si sono ammalati meno del gruppo di controllo ai quali non è stato fatto scrivere, non hanno chiesto di scrivere. A 250 coppie è stato chiesto di scrivere, di raccontare un litigio col proprio partner, non in prima persona, ma come se fosse un osservatore esterno. Ecco, questo cambio di punto di vista ha permesso di ottenere un risultato straordinario in cui la maggioranza delle 250 coppie ha dichiarato di aver migliorato la propria relazione col partner, facendo questo trucco, cioè raccontare i disagi non in prima persona in cui sei dentro, al centro di questo tornado, ma di fuori. E quindi questo spunto di vista da fuori cambia la narrazione di nuovo e quindi cambia l'emozione. Ecco, questo è, sono i motivi, come dire, i pilastri della potenza della parola. Te ne dico ancora uno, prima che me lo dimentichi, ed è questo. Ormai tutti sappiamo che il cervello è diviso in due emisferi, no? Quello destro, emotivo, dove dimora l'arte, i colori, la musica, la danza, e quello razionale, dove c'è la struttura, la logica, la matematica e il linguaggio. Ecco, la parola abita nell'emisfero sinistro, l'emisfero logico, ma riesce a parlare a entrambi gli emisferi. Se io uso le parole emozionanti, sto parlando anche al tuo emisfero emotivo. È l'unica arte che è capace di fare questo, di dare informazione ed emozione. E funziona. Perché l'inconscio non distingue tra ciò che è vero e ciò che è verosimile. Se io ti sottopongo una narrazione sufficientemente emozionante, tu ti emozioni. Vuol dire che l'inconscio ci crede, anche se so benissimo che dietro quello che vedo nella scena del film c'è il ciak, azione, via, boom, cameraman, c'è di tutto, un casino, ma in quel momento mi emoziono. Ed è per questo che quando leggo un libro mi ritrovo dentro quel libro. Posso vivere le avventure del protagonista in tutta sicurezza. Il valore della narrazione è questo, che io nella parola scritta e raccontata, nello storytelling, nel teatro, nel cinema, posso fare esperienze in laboratorio, in totale sicurezza. Ecco, tutto questo bagaglio ho cercato di metterlo in questo libro dedicato ai medici. Ecco, secondo te, o in base comunque a notizie che hai raccolto, alla documentazione che hai raccolto,
La parola o un certo uso della parola può produrre anche effetti fisici, cioè non soltanto di tipo psicologico, cioè di generico conforto, sostegno, rasserenamento, ma anche in qualche misura, in certi casi almeno, effetti di tipo fisico? Sì, assolutamente sì, non solo per la mia esperienza personale su moltissime persone, ma su me stesso e anche certamente tu su di te e tutte le persone che ci stanno ascoltando su di sé. Faccio due esempi. Allora, ascolta, immagina un piatto di spaghetti appena scolati, un filo d'olio verde, di oliva extravergine, sugo di pomodoro appena fatto, ancora in ebollizione, una foglia di basilico fresca presa dalla pianta, una spolverata di parmigiano reggiano. Cosa è successo? Che ti è venuta forse l'acquolina in bocca. È giusto? Ah sì, anche perché io devo ancora cenare, per cui non c'è dubbio. Fantastico. Allora, eppure non c'era nessun piatto di spaghetti, neanche una fotografia, neanche un filmato. Io ho cercato di usare parole e un tono di voce che fossero sufficientemente evocativi e questo ha generato immediatamente effetti sul corpo. Questo è quello che accade con la forza delle parole. Il controesempio è in negativo. Se io ti invito a pensare che una persona cara in questo momento sta andando sotto una macchina, e se provo a raccontartelo, non lo facciamo perché questo non è piacevole, ma se tu cominci a immaginartelo, succede qualcosa al tuo corpo che riguarda te. Ad alcuni si stringe lo stomaco, ad altri viene l'ansia, alcuni vengono in mal di testa, viene mal di pancia. Questo perché la mente e il corpo non sono legati, sono la stessa cosa. Le parole, la parola braccio abita qui, abita qui. Lo yoga, dal suo punto di vista, dice che la memoria è cellulare, è qui, non è solo qui. Anche se le nostre cellule ogni 7 anni cambiano, ma questa cellula qui che ha subito un trauma 20 anni fa, nell'arco di questi 20 anni ha trasmesso la memoria alla cellula che ha preso il suo posto. Questa è l'ipotesi dello yoga. È un'ipotesi estremamente interessante. Cito dal punto di vista scientifico l'esempio dell'arto fantasma, no? Rimane nella memoria del corpo questo pezzo di corpo che non c'è più, ma chi ha subito un'amputazione dichiara che gli fa male dove non c'è più la gamba. Quindi siamo in territori estremamente interessanti, profondi e importanti. La psiconeuroimmunologia da questo punto di vista ha fatto degli studi straordinari e oggi, ma da ormai molto tempo, in America, in ogni equipe all'ospedale, in ogni equipe medica, c'è un esperto di psiconeuroimmunologia che cura il paziente accanto alle terapie farmacologiche, eccetera, con le parole e con le immagini. Cosa che fanno anche i cinesi col Tai Chi e con le visualizzazioni. Dimmi. Quindi, correggimi se sbaglio, diciamo che c'è un livello zero in cui insomma dovremmo insegnare ai medici o comunque a chi opera con i malati a comunicare in maniera più gentile, no? Sì. Accogliente, gentile. E però poi ci sono una serie di livelli successivi in cui si può lavorare con il malato in modo che qualche misura, una misura che probabilmente cambierà a seconda dei casi e delle situazioni, sì, attraverso le parole, la scrittura, le visualizzazioni, qualcosa dentro di lui cambi per il meglio, in sostanza. Sì, 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 è così. Come hai giustamente detto, la cosa si può sviluppare su molti livelli. Il primo è quello di costruire una comunicazione più empatica. Empatica è una parola che ad alcuni piace, ad altri no. Nel mio libro, nel nostro libro, la chiamo vicino, essere vicino al tuo paziente. La vicinanza è qualche cosa che
tutti sentiamo fondamentale per la nostra vita, perché parte proprio dalla vicinanza fra il bambino e la madre, addirittura la vicinanza profonda del feto all'interno della madre. Sono esperienze che rimangono incise nella nostra memoria, nel nostro archivio emotivo. Per cui, anche quando abbiamo una perdita, un lutto, le persone ci stanno vicino, ci stanno più vicino, anche fisicamente. Vengono da noi, ci telefonano più spesso. Allora, questo principio di essere vicino, esprime già uno dei pilastri, diciamo, di questo libro, che sono le parole guida. Io non ho voluto scrivere un copione che il medico deve seguire, perché sarebbe una sciocchezza. Io ho cercato di mettere ispirazione, qualche cosa che possa stimolare il medico a trovare le proprie parole di vicinanza al paziente. Ecco, queste parole guida, una di queste parole guida è vicino. Vicino, già intuitivamente, è una parola da usare in modo particolare quando sto comunicando una diagnosi, specialmente se è una diagnosi difficile. È un sentimento da evocare dentro il medico, perché di questo si tratta, di tenere presente che io devo evocare un'emozione dentro di me per comunicarla ad un altro. Se io non mi sento vicino a Ezio, non potrò mai farglielo sentire. Se io non ho questo sentimento dentro di me di vicinanza verso gli altri esseri umani, non potrò mai farla sentire a nessuno. Quindi, questo libro cerca soprattutto di stimolare questo. È il percorso dell'attore. L'attore sa, conosce dentro di sé, ha le varie scatolette dove ci sono le emozioni. Quindi, quando gli serve l'amore, apre la scatola, prende questa memoria di un'emozione e riesce a svegliarla dentro il corpo, nel tono di voce, eccetera. Ecco, ovviamente non possiamo fare un training dell'attore qua dentro, in un libro, ma già è sufficiente dire a un medico: cerca tu di ricordarti quando qualcuno ti è stato vicino, come ti sei sentito. Ecco, tira fuori quell'emozione e falla sentire al tuo paziente. Le parole verranno da sole. Questa è la legge fondamentale del teatro, dello sceneggiatore, di chi scrive. Se tu hai chiara l'intenzione del tuo personaggio, le parole vengono da sole. È questo che ha guidato Shakespeare a scrivere Essere o non essere. È questo che ha guidato sempre Shakespeare a scrivere le parole di Otello quando vuole strangolare Desdemona, ha l'intenzione, nel film Blade Runner, no? Ho visto cose che voi umani, l'intenzione era quella, di lasciare a quest'uomo ancora vivo qualche cosa della sua vita prima di andarsene. Allora, è questo che io ho cercato di mettere nel libro: svegliate la vostra intenzione, l'intenzione di fare del bene al paziente, anche con le parole, perché le parole non sono soltanto il mezzo con cui comunicherai tu, medico, qualunque cosa al tuo paziente, e il paziente a sua volta, attraverso le parole, ti comunicherà il suo dolore, la sua sofferenza, le sue aspettative, le sue paure. Allora, la parola cerchiamo di farla diventare non solo un mezzo, ma un fine. E il fine è quello che diventi terapeutica. Un'altra cosa, se io uso il linguaggio medico, caro signor Ezio, dobbiamo effettuare una colicistectomia in laparoscopia, a cielo chiuso. Ecco, cioè, ti metto a disagio, soprattutto con persone che magari non hanno una cultura atta a cogliere e a tradurre. È molto meglio di guardi, ha dei piccoli sassi dentro il sacchetto della bile e li toglieremo senza aprirle la pancia, ma facendo dei piccoli buchi con le telecamere. Ecco, già suona in modo completamente diverso. Suona in modo diverso. Un altro esempio molto importante in cui voglio giocarmi la parola chiave fiducia. Questa è un'altra delle parole chiavi importantissime per il medico. Se io dico al mio paziente non c'è nessuna cura, formulo un concetto in un certo modo. Se le dico
Per quello che sono le mie conoscenze, io non so come curarla. Quello che arriva al paziente è completamente diverso. Non solo, una è la verità, io non so come curarla. La seconda è una assolutizzazione di un concetto relativo al mondo della medicina scientifica, della medicina allopatica. È chiara la differenza. Quindi io esorto il medico a comunicare qualunque notizia, anche la più drammatica, iniettando un'emozione di fiducia, perché la guarigione è in mani più grandi di quella del medico, di quella del paziente, di quella di chi effettuerà le indagini, eccetera, eccetera. Quindi, lasciare sempre delle porte aperte a qualche possibilità che non conosco. È un atto di umiltà potente, mentre diventare l'unico detentore della verità è un atto prepotente. La parola prepotenza, prepotenza, prima della potenza. La vera potenza è quella che non ha bisogno di mettersi su un piedistallo per elargire, perché già comunque ci pensa il paziente quando viene da te. Lui si sente nelle tue mani. Ecco, peraltro i medici hanno scelto un mestiere particolarissimo che né tu né io abbiamo scelto, e cioè loro hanno scelto di sfidare Dio. Di sfidare Dio, gli vogliono salvare le vite, vogliono strappare le persone alla morte, quindi hanno un compito, un'aspirazione, una mission che li rende particolari. Quindi già ai medici bisogna parlare in modo particolare, e i medici parlano in modo particolare, alcuni veramente tranciano giù le cose, le restano 6 mesi di vita, ti metto il foglietto dove ti dico firma questo se vuoi, che c'è una cura sperimentale, non cerco neanche di dialogare con te, di fartela capire, di farti immaginare. Forse mi sono perso. Mentre tu parlavi, pensavo che in realtà non sempre si può guarire, ma sempre si può curare, no? Sì. La cura è un concetto che è in parte indipendente dall'esito di una Giusto. guarigione, no? Quindi già questo potrebbe suggerire un atteggiamento comunque di maggiore sollecitudine. Io credo che forse ai medici non vengano neanche molto insegnate queste cose, no? Si punti anche giustamente su una preparazione tecnica molto accurata, mi auguro, e sicuramente in molti casi è così, ma questo aspetto legato alla comunicazione, ma che certo non si esaurisce nella comunicazione, rimane molto, molto in ombra. Ecco, in base alla tua esperienza, da parte dei medici o comunque di chi presta presta cura, no? Perché poi in realtà il libro è sì rivolto soprattutto ai medici, ma Sì. puoi pensare anche agli infermieri, ai caregiver, eccetera, eccetera. Ecco, in base alla tua esperienza, c'è comunque disponibilità a mettersi in gioco e a imparare queste tecniche? Prendo tempo. No, rispondo dopo, faccio un piccolo salto indietro. Quello che hai detto prima è proprio il pensiero di Patch Adams, cioè: se io curo la persona, vinco sempre. Se curo la malattia, a volte vinco, a volte perdo. Ma se curo la persona, ho sempre vinto. Perché comunque, per il periodo che accompagnerò quella persona, anche se l'esito non sarà, avrò migliorato la qualità della sua vita. Proprio Patch Adams che ha formulato, diciamo, ufficialmente in modo mediatico questa cosa. Rispetto alla tua domanda, diciamo che conosco medici e persone molto ben disposte verso questo tipo di approccio e quindi a imparare qualcosa in più, e purtroppo ancora molti altri che ritengono di sapere già tutto, di non aver bisogno, di non avere bisogno. E questo è un grosso peccato sempre per tutti, no? Ma non solo nel caso dei medici, in qualunque settore, se io penso di sapere tutto, non evolvo, non mi arricchisco
non cambio. Mentre invece la cosa più straordinaria è osservare la freschezza, la longevità di persone che riescono a rinnovarsi. L'abbiamo come esempio in certi artisti, in certi musicisti, per esempio, che sembrano non esaurirsi mai. Woody Allen, che ha fatto 50 film, un film all'anno. Bruce Springsteen, che ancora fa dei concerti vivissimi. Paul Simon, che è riuscito a rinnovarsi da Simon e Garfunkel in modi... E invece artisti che sono rimasti lì, non hanno saputo evolvere. Questo vale anche per gli scrittori, vale anche per tutto. Ecco, per i medici, credo che loro siano, giustamente, come dicevi, fortemente orientati all'evoluzione tecnologica, all'imparare, imparare, imparare, essere aggiornati sulle loro competenze tecniche. Ecco, credo che la cosa importante sia rendersi conto che anche il linguaggio è una loro competenza tecnica. È una loro competenza tecnica. Bisogna che questa cosa entri nell'università, entri nei corsi di formazione. Sono molto contento perché grazie al nostro libro io parteciperò al master per medici che è stato creato dalla fondazione, dall'associazione del dottor Franco Berrino. Allora, è un corso lungo, ovviamente denso di materie, una di queste è la comunicazione verbale. E questo mi ha reso molto felice perché è un esempio di chi crede che la parola debba recuperare uno spazio significativo all'interno di. Anche perché la parola porta con sé un comportamento, una gestualità, un volto, il corpo, la postura. Un medico che non si rende conto di quali parole sta usando, non si rende conto di cosa sta comunicando il suo corpo. E siccome noi percepiamo globalmente la comunicazione, un paziente si accorge molto prima se sta per ricevere una brutta notizia dalla postura, dallo sguardo, da che il medico che si mette dietro la scrivania in un certo modo. Ci sono infinità di segnali che non decodifichiamo, ma che arrivano, ma che decodifica l'inconscio stesso e mi manda subito un'emozione. Per cui Ippocrate aveva ragione, insomma. Bene, ora il nostro tempo è ormai concluso e tu sai che noi abbiamo un piccolo rito, cioè che concludiamo ogni incontro con il bicchiere della staffa, lasciando naturalmente piena libertà a ciascuno di interpretare questo bicchiere come vuole. Tu che cos'hai? Cosa bevi con noi stasera? Ho un flutto di prosecco, che è una delle mie bevande preferite. Molto bene. Allora, che cosa proponi? La solita grappa, che non avendo ancora accennato produrrà forse effetti preoccupanti, ma vado a casa in metropolitana e quindi, insomma, nessuno rischia. Non rischio io e nessuno rischia. Due piccolissime, brevissime cose. Una, il mio caro amico medico cinese, dottor Liu, inizia ogni pasto con una grappa, cinese naturalmente. Quindi che ti sia di buon auspicio e di buona salute. La seconda cosa che volevo concludere con uno dei miei aforismi, che conclude anche il libro e che mi auguro sia di grande ispirazione, e cioè io non presto mai attenzione a nessuno. La regalo. Mi auguro che i medici la regalino ai loro pazienti. Grazie molte e grazie a te. Grazie a tutti. Cin cin.